come malattia rara e a garantire una più efficace e omogenea assistenza sanitaria in relazione a tale patologia. Ricordo che nella seduta del lunedì 4 aprile 2016 si è conclusa la discussione sulle linee generali. Il rappresentante del governo ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni iscritte all'ordine del giorno. Prego. Sì, grazie. Il provvedimento che da qui a breve verrà approvato dalla conferenza Stato-Regioni prevede esattamente l'inserimento di questa malattia nell'elenco, aggiornando il vecchio decreto, nell'elenco delle malattie rare. Per questa semplice ma concreta ragione il parere del Governo sia sulla mozione a firma dell'onorevole Vargiu che della mozione a firma dell'onorevole Palese ed altri è favorevole sia nelle premesse che negli impegni. Grazie. La ringrazio. Passiamo alla dichiarazione di voto. Chiesto di intervenire l'onorevole Faenzi. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, in Italia il numero delle persone colpite da malattie rare, nonostante notevoli passi avanti fatti negli ultimi anni, rimane ancora molto elevato. Se vogliamo poi ricomprendere il dato all'interno del panorama europeo, ci possiamo rendere conto che il nostro Paese, essendo uno dei più longevi, ha ripercussioni sia dal punto di vista sociosanitario che riguardano anche la sostenibilità della sanità pubblica. In questo quadro le malattie rare comportano spesso difficoltà oggettive per giungere ad una diagnosi precisa e anche a un corretto trattamento terapeutico. Ancora più grave è la mancanza, a tutt'oggi, di un riconoscimento ufficiale di alcune malattie rare, come appunto la fibrosi polmonare idiopatica, una patologia cronica, progressiva ed irreversibile ad esito infausto, che determina la formazione di tessuto fibrotico cicatriziale a livello polmonare, con conseguente declino della sua funzionalità. Noi di Alleanza Liberal Popolare dal tempo auspichiamo che questa situazione